Non senza fatica abbiamo raggiunto un altro posto. Diciamo che stiamo esplorando un po' tutte le stradine che ci sono qua giù nella punta. E c'è un'altra palma fossile e avevamo letto un cartello e quindi sto andando a vederla. Chiara è rimasta nel furgone e un po' ci rendiamo conto che è un rischio fare tutte queste strade perché sono veramente impestate di sassi così lontano da casa, però come fai a non venire a sti posti? Spostamento, siamo dall'altra parte della penisola e questa è chiesettina con cimitero di Agios Phokas. Siamo un po' riposati, mi ha fatto un sonnellino e adesso andiamo a Malvasia, isolotto collegato da, non so se è un ponte o proprio terra, e c'è una penisola, un isolotto, comunque è particolare e ci sono anche le prime nuvole in 5-6 giorni che siamo qua. Abbiamo beccato sempre un meteo perfetto, adesso poi magari vanno via, c'è un po' di nuvolo. Questa è Malvasia, è ufficialmente un ponte, quindi è un'isola. E noi ci siamo presi, abbiamo fatto merenda, sì. C'era veramente una pasticceria un sacco carina e quindi ci siamo fermati. Sì, poi adesso il ragazzo era super carino, ci ha fatto vedere tutte le cose tipiche e niente, volevamo prendere tutto. Nel centro di Malvasia non si può andare col veicolo, cioè non ci passi proprio perché è pedonale e lungo la strada non ci sono parcheggi, zero, cioè o meno sono tutti occupati. Noi ce la siamo giocata, siamo arrivati fino in fondo e ci è andata bene di brutto, c'era un buco libero quasi alla fine, dai, quindi siamo andati proprio benone. A questo posto? 10 più? Sì. Bello, bellissimo. Buongiorno. Buongiorno. E siamo tornati indietro di 2 km al forno di ieri perché ci era piaciuto troppo. E facciamo colazione qui. Sì. E niente, continuiamo ad andare verso nord, sempre più a caso perché più o meno abbiamo finito le tappe, quindi la prendiamo un po' come viene. La prima tappa che abbiamo trovato è The Last Lost Bus Stop, un autobus abbandonato qui davanti alla spiaggia. Bello, fa scena.
Siamo arrivati a Gerakas, che è questo paesino all'interno di una... è un fiordo, è proprio un fiordo, quindi l'acqua è proprio bassa ed è molto piena di alghe, quindi è meno bella, però il paesino è un sacco carino. La Chiara ha cuccato di brutto. Bello. Un signore intanto si è messo a dire my lady I love you e poi gli ha portato un fiore. Noi ci portiamo sempre, quando facciamo un viaggio lungo, dietro delle bottiglie di vino. Adesso noi tipo il vino rosso non lo beviamo, quindi ci capita che non so, io per il lavoro, comunque o suo babbo, cioè troviamo delle bottiglie di vino, ci troviamo delle bottiglie di vino a casa e quindi ce le portiamo dietro come merce di scambio nel caso qualcuno ci fa dei favori. E in questo caso nessuno ci ha ancora fatto favori, però tipo adesso tornando indietro abbiamo rincontrato il signore che ha dato il fiore alla Chiara e allora gli abbiamo dato la bottiglia, abbiamo passato dal finestrino la bottiglia di vino. E ieri invece c'erano dei signori che si stavano apparecchiando la tavola lì vicino al porto dove abbiamo mangiato noi e ci hanno salutato, erano stati carini, quindi dai, anche lì gli abbiamo fatto il regalo, tanto a noi sono costate nulla, quindi dai, loro facciamo. Invece felicissimi. Sì, è stato bello. Stiamo andando a Vlicada Beach e il paesaggio cambia decisamente. Siamo tra le montagne, molto più verde, altrettanto bello. Però sì, tutte le penisole che compongono il Peloponneso sono una diversa dall'altra, quindi vale la pena assolutamente farle tutte e sinceramente ogni tappa che stiamo facendo poi non ce ne pentiamo, quindi tutto bello. Sì, rifaremo assolutamente tutto uguale perché ci sta piacendo tutto. Questa spiaggia è letteralmente un paradiso, è veramente stupenda, è stupenda l'acqua, è stupendo il posto, è stupendo tutto. Ci saranno 50 cartelli che col divieto di campeggio, col divieto di andare con i furgoni sulla spiaggia e lo fanno lo stesso. Tra l'altro ci sono dei furgoni che si sono apparecchiati, quello dai, dà un po' fastidio. Noi siamo rimasti comunque lì sull'asfalto, è bellissimo, spiaggia 2 secondi, non è necessario... gente che ha aperto le tende, i tavoli, tutto apparecchiato, tutto fuori, dopo se rompono le scatole fanno anche bene. Comunque gran bel posto. Siamo arrivati a Chiparissi e la strada di montagna era super panoramica. Bella bella, ci è piaciuta un sacco. Proseguiamo verso nord e abbiamo deciso di seguire la strada sul mare, bellissimo, non ci sono pochissime piazzole purtroppo, però è veramente bella, e a un certo punto l'abbandoneremo per andare a vedere sulle montagne due monasteri che li abbiamo visti su Maps e abbiamo abbastanza improvvisato. E va a finire che ci prendiamo anche l'acqua, stiamo andando verso il là e il meteo non è il massimo, non promette niente di buono. Ma non sembra a destra quello, ma non sembra a sinistra. E piove, ce l'abbiamo fatta a prendere un po' d'acqua anche in Grecia. Eccolo là, il primo eremo. Ma lontano. E proviamo ad andare al primo eremo.
Non dovrebbe piovere per molto, perché le nuvole si stanno già aprendo, è stato proprio un temporalino. La strada è chiusa, mancano ancora più di 4 km, tutti di salita, parecchio di salita, perché vediamo l'Eremola in cima, niente, perderemo delle ore, quindi non ci andremo. Non andremo a vedere quest'Eremo, speriamo nel secondo. Il secondo c'è una foto col drone, c'è un parcheggio non lontano, quindi speriamo di riuscire lì. Ma sapete invece che non ci andiamo a vedere l'Eremo? Perché? Questo era il più comodo, sarebbe stato il più comodo, ma la strada è chiusa. Quell'altro, abbiamo guardato adesso su Maps, è lunga, perdiamo più di un'ora andare, perché dopo dobbiamo tornare sulla costa, non, dai, non ha senso. Anche perché, bene o male, è tutt'oggi che siamo in macchina. E cioè, oggi è stato molto di spostamento, anche perché gli spostamenti sono lentissimi, su tutte stradine, tutte curve, anche se sono sulla costa. Quindi, ormai siamo sulla costa, torniamo lì. E per oggi ci fermiamo da qualche parte, anche perché sono già le 5, ci andiamo a cercare un bel parcheggino e qualcosa da mangiare. In questa baia abbiamo trovato questa nave, non so se si nota, ma sta molto impennata perché ha il davanti quasi fuori dall'acqua e sembra arenata. Cioè, a dirla tutta, c'è una corda che la tiene legata. Non capiamo, strano, forse sarà un futuro shipwreck da venire a vedere fra qualche anno. Ci eravamo comprati delle specie di arrosticini al supermercato al volo, poi siamo arrivati in sta spiaggia che è quasi buio. Niente, la carne quando l'abbiamo spacchettata era un po' vecchia, non aveva un bel colore. Cioè non puzzava, però era abbastanza scura, quindi mi hanno detto vabbè. Poi è arrivato lui, o lei. 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 E quindi l'abbiamo cucinata lo stesso e lei l'ha mangiata. Noi pane e Nutella, perché è tutto quello che abbiamo. Buongiorno. Buongiorno, oggi c'è un po' di tristezza perché è ufficialmente l'ultimo giorno pieno che abbiamo di vacanza. Domani, tarda mattinata, dobbiamo essere al porto di Gomenizia a prendere il traghetto. Quindi, oggi ce la prendiamo molto con calma, perché in realtà di tappe non abbiamo rimasto tanta roba, quindi ce la rilassiamo parecchio. E per prima cosa andiamo a vedere il canale di Corinto, sperando di riuscire a vedere una nave che passa. Ci vediamo là. Non penso renderà quanto è profondo e che opera è immensa è questo canale. E adesso sta passando una barca, quindi rende un po' di più. Questo canale è stato scavato un sacco di tempo fa, alla fine del 1800, e è navigabile per navi di piccola media taglia, quindi non roba troppo grossa, e è lungo più di 6 km, quindi è davvero affascinante. Tra l'altro il colore dell'acqua, bello, non ce l'aspettavamo, è proprio azzurro intenso, bello. Ora andiamo verso nord, abbastanza verso nord, subito sopra Patrasso, in una spiaggia che in realtà conosciamo già, c'eravamo stati nel 2019. Abbiamo guidato parecchio verso nord, anche perché era ventosissimo lassù, quindi non era molto rilassante. E adesso siamo in una spiaggia che anche questa conoscevamo già, Agios Giannakis Beach, e ci ha messo un bel divieto il camper, peccato perché sarebbe bellissima. E c'era un barettino, non so se lo riallestiscono più avanti o non c'è più, e l'altra volta ce l'avranno goduti parecchio qui.
Ok, ultima tappa di oggi prima dello spottino per dormire è Parga, che è un paesino non lontano da Gomenizza, dove passeremo la serata, andiamo a mangiare qualcosa, molto turistico. E sarà anche l'ultimo video con la GoPro, perché la seconda memory che abbiamo non la legge e questa qui è piena, quindi dopo tocca l'iPhone della Chiara. Buongiorno. Non siamo più nel molo di ieri sera. Stanotte alle 2 sono arrivati due soggetti, hanno iniziato con una torcia a guardare su tutte le barche, poi hanno puntato la torcia anche verso il furgone e l'abbiamo messo in moto, siamo andati via. Sì. Meglio non rischiare. Sì, non l'abbiamo capito, cioè, volevano rubare qualcosa, cosa fai alle 2 con una torcia a guardare le barche. Comunque siamo a Sivota, abbiamo fatto un po' di spesa, andiamo a fare colazione sul molo. E poi è ora di andare come inizio. Già. Eccoci qua. La festa è finita, siamo